bentornati a Bel Tempo Si Spera. Lo vedete, è tornato il nostro Fabio Volzetta. Fabio, buongiorno. Ciao Lucia, bentrovata, buongiorno a tutti. E bentrovato al nostro Amedeo Cettarelli. Buongiorno a tutti. Voi non ci siete, ma se inventassero il televisore per far arrivare i profumi, capireste che noi siamo immersi in un profumo meraviglioso. Oggi che riesco quello... a farti felice. No, Lucia, tu sei sempre alla ricerca del profumo dei fiori. Ecco, oggi le gardenie. Una peculiarità di questa pianta, la gardenia, è che ha un profumo imponente, cioè si avverte e è una condizione bisogna tenerne conto del profumo. Perché tu dici addirittura gardenie, che è troppo. Perché in ambienti chiusi, troppo piccoli, una gardenia in pieno fiore potrebbe dar fastidio. A me personalmente no, ma un profumo molto forte, importante. Intanto guardate con questa ripresa, guardate lo spettacolo e la complessità del fiore di gardenia. È composto da molti petali, ha questo profumo e questo bianco candido che tra l'altro racchiude un significato di purezza, di amicizia, di fedeltà. Insomma, la gardenia è strausata da tempo, anche ne parlavamo prima, è una delle piante più regalate quando si vuol regalare una pianta. A che famiglia appartiene? Allora, stiamo parlando di che cosa? Allora, è un arbusto sempreverde, perciò questa foglia lucente ce la portiamo per tutto il ciclo vitale della pianta. È una, viene dall'Asia, dalle zone tropicali dell'Asia, e ti dicevo che fa parte della famiglia delle rubicacee. La coffea arabica, cioè il caffè, la pianta del caffè, è una sorella della gardenia. No. Infatti, se la andiamo a vedere, hanno delle similitudini la pianta del caffè e la gardenia. E faccio sempre questa battuta: la camelia, ne abbiamo parlato settimane scorse, quella è la famiglia delle teache. È vero. La gardenia è la sorella del caffè. Uno con una camelia e una gardenia. In giardino sta a posto per la colazione. La colazione è stata risolta, meravigliosa. Allora, sono sempre verdi, quindi hai detto. Quindi sono noi... sempre verdi. Ah, questa è già bellissima. E, è una pianta che è bella in tutta la sua struttura. È bella per la foglia, è bella per il fiore ed è bella per il profumo. È una pianta che, se trattata in maniera corretta, non ci dà grossi problemi. Il problema è trattarla nella maniera corretta. È un po' esigente questa pianta. Ha delle esigenze che non ci possiamo esimere dal considerare, Lucia. La prima è l'esposizione. Allora, possiamo dire questo, che la gardenia è una pianta sia da interno che da esterno, in base a dove ci troviamo, ovvero dove l'inverno raggiunge temperature troppo rigide, al di sotto dello zero, per periodi prolungati, la gardenia non può sostare all'esterno. Per inverni miti, dove l'inverno non si scende o si arriva anche in prossimità dello zero, ma non per periodi troppo prolungati, ce la possiamo permettere all'esterno, perciò consideriamo dove ci troviamo. Attenzione a dove la mettiamo. L'esposizione fondamentale per una gardenia, sia che la teniamo in casa o sia che la teniamo all'esterno, è una posizione ombreggiata, mezzo sole. Quindi non sole diretto. Non sole diretto, o perlomeno non sole diretto nelle ore più violente del sole. Se la ricoveriamo a casa e la mettiamo vicino in prossimità di una finestra, se questa finestra è esposta a sud, preoccupiamoci di una tenda, di qualcosa che filtri. Questa luce è una pianta, Lucia, che teme sia il troppo caldo e sia le correnti fredde. Perciò mai vicino a un termosifone o caloriferi o condizionatori, se la coltiviamo all'interno, e mai vicino a dove è possibile che prenda correnti d'aria. Porte che si aprono frequentemente e finestre che apriamo frequentemente. Insomma, ha bisogno di stare tranquilla, ha bisogno che non ci siano dei mutamenti violenti all'improvviso. Ha bisogno di un clima stabile, che non deve avere né temperature troppo alte né troppo basse. Ecco perché, oltre che per l'esposizione del sole, una posizione ombreggiata mi regala questo equilibrio, perché quando arriverà il caldo dell'estate, in quella posizione ombreggiata le temperature non saranno così elevate come in posizioni esposte al sole, nonché il sole diretto brucia proprio le foglie della nostra gardenia. Amedeo, quanto cresce questo, come al solito, se volessimo metterla in terra? Le distanze tra una pianta ed un'altra, che spazio occupa la gardenia? È una pianta molto lenta, Lucia, perciò in natura arriva anche a 2 metri d'altezza. Io in giardino non ho visto mai esemplari superiori al metro, metro e 20, perché è una pianta che ci vuole molto tempo per farla crescere, nonché per mantenere questa
forma compatta, devono essere applicate delle potature, perciò anche questo impedisce poi una potatura regolare, uno sviluppo, come dire, andiamo a discapito della misura ma a favore dell'estetica con la potatura. E ti dicevo, la distanza di impianto, Lucia, sono questa è una cosa fondamentale, fa parte della categoria delle acidofile, ok? Perciò sono piante che hanno bisogno di un buon nutrimento nel terreno, oltre che di un terreno acido, anche ricco di sostanza organica, perciò sia in vaso sia in terra destiniamogli uno spazietto necessario per far sì che ci siano tutti quei macroelementi fondamentali per avere poi questo verde lucente. Senti Amedeo, prima di tornare a vedere il nutrimento e l'acqua, c'è spazio anche per altre piante, vero Fabio? Perché no, Lucia? Come le orchidee, che sono tra i fiori più amati e secondo National Geographic anche di recente tra i più venduti. Andiamo insieme a Curiosale, agli Orti di Veio, un vero e proprio giardino nella capitale, con Giacomo Avanzi per scoprire le più belle, ma anche qualche consiglio prezioso. Siamo a Roma, al vivaio Orti di Veio. Emanuela, che cosa ci presenti quest'oggi? Oggi vi presento le orchidee, ma nello specifico vi parlerò delle più particolari. Siamo pronti a guardarle, andiamo. Golden grand piano, my beautiful castillo, you. Emanuela, ce ne sono tantissimi tipi, questa addirittura non sembra quasi neanche un'orchidea. Devi sapere che la maggior parte delle orchidee sono delle piante epifite che crescono sugli alberi, a differenza del dendrobium che invece cresce anche sulle zone scogliere. La caratteristica principale sono i fiori, che sono anche molto profumati. La differenza tra questo dendrobium che cresce sulle scogliere e questo, come vedi, è proprio la forma della canna. Questa cresce proprio piccolina, quindi è proprio una miniatura rispetto a quest'altra che vedi quanto è grande. Un'orchidea bonsai quasi. Esatto, però lei potrebbe vivere tranquillamente anche su dei sassi. Questa Emanuela ha un suo posto d'onore, perché è così speciale? Questo è un Paphiopedilum cerveranum. Come puoi notare, come ti dicevo prima, alcune sono epifite, cioè crescono sugli alberi, altre invece sono litofite, crescono sulle pietre. Dunque, di solito le orchidee vogliono delle acque che siano decalcificate, oppure delle acque, proprio l'acqua piovana è quanto di meglio si possa dare alle orchidee, perché è un'acqua più acida, con meno calcare. In questo caso invece questa pianta ha come elemento nutritivo fondamentale il calcare. Quindi l'acqua di rubinetto, che spesso è piena di calcare, sarebbe adatta. A fine inverno comincia a fiorire e si protrae per quasi tutta la primavera, quindi la fioritura è lunghissima. E questa saccoccia che ha sotto ha un'utilità per il fiore? O... Questa forma così modificata del petalo è proprio una strategia che hanno adottato le orchidee per attrarre gli insetti impollinatori. Ecco quindi le orchidee in libera arrampicata. Esatto, questo è proprio come si presentano in natura. Così se tu andassi in una foresta tropicale o in qualsiasi posto le troveresti così. Nello specifico volevo farti vedere questa orchidea, perché questa è una Tolumnia tetrapetalum, che viene chiamata anche orchidea ballerina. Lo vedi proprio per la forma del fiore, sembra che quasi stia ballando. Terminiamo con questa orchidea a forma di piovra? Sì, questa è l'encicia cocleata, è una pianta molto particolare, come vedi la forma del fiore è proprio così strana, no? Si presenta da sola, diciamo. Volevo cogliere l'occasione per dirti una cosa. Questo è proprio il classico esempio di come vanno mantenute le orchidee in casa. È molto importante evitare i ristagni d'acqua. Quindi la cosa importantissima è che tra un'asciugatura e l'altra il terriccio in 3-4 giorni si presenti assolutamente asciutto, in modo tale che si evita la formazione di funghi. E con l'attenzione all'acqua e ai ristagni le nostre orchidee potranno vivere bene. Grazie infinite. Che meraviglia, le orchidee, ma noi abbiamo le gardenie, il profumo è inebriante delle gardenie, abbiamo capito che esigenze hanno, però abbiamo detto che hanno bisogno di un'integrazione nel nutrimento, sì. Il ferro serve. Allora, Lucia, sono piante come detto acidofile, perciò il terreno deve avere un pH acido per permettere alla pianta di prendere il ferro solubile nel terreno, esatto. Che è una componente principale della clorofilla, il ferro, perciò appena manca questa acidità e la gardenia non prende più il ferro, ingiallisce. E questo giallore... E infatti, chiedo scusa, grazie, sì, regia, che ha un po' anticipato. Avete visto?
su una, credo fosse proprio questa, o forse qui, ma insomma, avete visto un fiore bianco, candido, oh, e poi vedete questa roba un po' Allora, aspetta, non farà, una differenza. Il giallore dei fiori è lo sciuparsi del fiore, che l'ho lasciato volutamente per farvi vedere ora come va pulita la gardenia. Il giallore del fiore è il fine ciclo della, del fiore, sta morendo ed è normale. Quello che non deve diventare giallo sono le foglie. Questa clorosi ferrica, che è una fisiopatia della pianta, cioè che è un problema che si crea all'interno del vaso stesso, non è un attacco parassitario esterno, la evitiamo mantenendo sempre acido il terreno con il consiglio del solito annaffiatoio lasciato a decantare, ovvero decalcifichiamo un pochino l'acqua prima di annaffiare la nostra gardenia. E una cosa che volevo dire, Lucia, che noi troveremo in vivaio una gardenia in fiore quasi tutto l'anno, cioè ci rechiamo nella serra di un vivaio e noi una gardenia probabilmente la troviamo sempre. Dobbiamo sapere però che il periodo di fioritura naturale delle gardenie va da primavera fino all'estate. Quelle che vediamo in vivaio a novembre, per esempio, in fiore, sono fioriture indotte, perciò nulla di grave. Noi però la portiamo a casa, probabilmente si fermerà a fiorire e tenderà a riprendere il suo ciclo normale, perciò noi il fiore ce lo rifarà alla primavera successiva. Bravo, ancora. Questo è molto importante, non siamo noi incapaci di gestirla, di tenerla a casa. No, assolutamente. Ma perché un conto è quando è stata aiutata e un conto è quando la natura fa il suo. Poi la natura cerca comunque sia di ripristinare il ciclo normale. Se vogliamo mettere a dimora una gardenia all'esterno, sappiamo che se prendiamo una pianta da serra, facciamolo questa impianto, cioè la messa a dimora all'esterno a primavera. Certo. Diamo quei mesi che la pianta si possa, perché viene da un ambiente caldo, la serra del vivaio ha la temperatura corretta per questa pianta, che sono originaria delle zone tropicali. Se io la posso tenere all'esterno, ma do quei mesi di ambientamento prima che arrivi l'inverno, per far sì che la pianta si equilibri con l'ambiente dove la vado a mettere. Amedeo, prima di passare alla toletta, sì. L'acqua. Sì. Questo è un altro punto dolente. Allora le gardenie amano ambienti umidi, ok? Perciò anche il terreno dovrebbe essere costantemente tenuto umido, soprattutto da primavera e estate, durante la fioritura. Ora teme anche eccessi idrici, perciò noi partiamo da una mescola di terreno corretto, ovvero torba, che ci dà l'acidità, sabbia di fiume. Lucia, specifico questa cosa. Vogliamo dire una cosa, sì. Guardate, perché tu... Noi, no, perché si creano equivoci. Diciamo, allora, io parlo sempre di sabbia, ogni tanto ometto di dire di fiume, e poi mi chiedono, Amedeo, io ho una casa al mare, posso prendere la sabbia? Orrore! No, se vogliamo coltivare le telline, sì, le piante... No, le piante ci vuole la sabbia di fiume. La sabbia del mare ha una componente salata che ucciderebbe all'istante la mia pianta. In alternativa, se non si può andare sul fiume? Sì, insomma, sì, in alternativa la vendono, dove vendono i materiali per l'edilizia, sia a Roma lo Smorzo, cioè come punto di riferimento, vendono un sacchetto, pesa tantissimo ma costa poco. Esatto. Quella sabbia la mescolo a della torba con una porzione organica, e sia stallatico o humus, e ho un corretto substrato per la mia gardenia che non mi trattiene l'umidità. Esattamente. L'acqua deve essere decalcificata e, se possiamo, cerchiamo di nebulizzare anche la chioma, quello fatto con acqua assolutamente decalcificata. Quello compriamoci una bottiglia di acqua per il ferro da stiro, la teniamo da conto e ogni tanto andiamo a nebulizzare questa pianta, perché l'umidità, che manca in realtà nel nostro clima, che è un clima secco, inibisce la fioritura. Perciò solitamente noi abbiamo memoria delle gardenie come piante di una fioritura breve, in realtà in natura iniziano a primavera, Lucia, e finisco all'estate la fioritura. Perfetto. Quindi se sono tenute, se io riesco condizioni a dargli questa umidità, benissimo, cercando di non toccare con lo spruzzino i fiori, perché il fiore si sciupa se viene bagnato, ma solo le foglie, io se ogni tanto do una spruzzata alla mia gardena con l'acqua tiepida, a temperatura ambiente, non deve essere fredda e decalcificata, la mia gardenia probabilmente mi fiorirà più a lungo rispetto a se non lo faccio, insomma. Amedeo, in un minuto, la toletta. Allora, la toletta l'ho lasciati volutamente questi fiori sciupati, perché non ci limitiamo... Attenzione, così facciamo vedere bene come si... Esattamente. Mi sposto così. Allora, ecco. Non ci limitiamo ad asportare solo...
aspetta, che lo prendo, sì. Lo devo tirare. Ok, allora non ci limitiamo, questo è il fiore secco, eccolo qua. Non facciamo solo questa operazione, Lucia, cioè di levare solo il petalo, ma leviamo anche tutto? Il picciolo del fiore, cioè con tutta la corolla, perché aiuta poi questa cimatura costante, oltre che favorisce la fioritura, mi aiuta a tenere la pianta un pochino più compatta. Finita la fioritura, mi prendo delle cesoie ben disinfettate e vado a tagliare sia quello che esce fuori da questa armonia di palletta, di forma globosa, sì, spera, e vado a cimarla un pochino su tutte le punte, e fa sì che la mia gardenia mi mantiene questa forma compatta, se no succede sempre quello che vi dico, che le foglie iniziano a fare in cima, lignifica sotto e scopre. Perfetto, quindi il sotto. Si può domare la chioma. Esatto. Dopo aver fatto naturalmente attenzione ai fiori, questo è importante, stacchiamoli per bene e non tiriamo soltanto, non li decapitiamo soltanto. No, esatto, non leviamo solo il petalo, perfetto, ma leviamo proprio la corolla che regge il fiore, e godiamoci. Godetevi questo profumo, sarà pure forte gardenia. Per te, ma io lo trovo irresistibile, come credo Amedeo, irresistibile sia il viaggio di questa settimana in terra di Puglia con la nostra Antonella Ventre, che è a Bari, ci aspetta proprio per una cartolina, spero, della città. Buongiorno Antonella, guarda che spettacolo, grazie Amedeo Cetarelli. Grazie a voi.